sopra l'altar maggiore di San Biagio con l'architetto Pizzinelli. Architetto, quali sono le caratteristiche di questo tempio? Ma allora, San Biagio è uno degli edifici, dei monumenti più completi del Rinascimento italiano, quindi sono, diciamo, da questa altezza soprattutto si possono vedere tanti particolari architettonici di una struttura che ha una croce greca, la pianta, il tipo di pianta della chiesa, che però è inserita nell'ambito di un bellissimo ambito paesaggistico. E diciamo, è stata pensata proprio per questa doppia valenza, sia per essere vista da lontano che per avere all'interno e all'esterno le caratteristiche del tempio rinascimentale. In particolare, qui si possono ammirare da vicino, per esempio, i particolari architettonici di ordine dorico, perché l'interno è di ordine dorico, mentre all'esterno sono riportati gli altri ordini, dorico, ionico, corinzio e composito, perché diciamo, all'epoca il recupero della tradizione classica portava anche all'utilizzo di questi elementi che qui si vedono proprio nel loro splendore, diciamo così, o comunque nella loro versione più corretta. Ecco, parliamo invece degli affreschi che sono dentro questo tempio. A che epoca risalgono e a chi, di chi, chi è l'autore di questi affreschi? Allora, l'autore in maniera esatta non lo sappiamo, sono in corso delle ricerche proprio in occasione del cinquecentenario per il quale siamo qui. La chiesa di San Biagio ebbe una vicenda costruttiva non lunghissima, perché iniziò nel 1518 e fu completata intorno al 1550, però quello che successe diciamo, intorno a quel periodo fu la Controriforma e quindi molti di quelli che erano le idee progettuali di Antonio da San Gallo il Vecchio, che nel frattempo era morto, e comunque in generale del progetto iniziale, furono modificate a seguito del nuovo gusto e del nuovo tipo di approccio che anche da un punto di vista religioso veniva fatto. E gli affreschi che vediamo sopra di noi sono affreschi della fine del Cinquecento, siamo già in un'epoca diversa e quindi danno più l'idea di un barocco che non quella del classicismo della Chiesa rinascimentale. Ecco, dicevamo che questo tempio è nato su una pieve, giusto? Sì, allora la storia è molto complicata e bisogna sintetizzare molto. In epoca paleocristiana c'era un abitato all'esterno dell'attuale Monte Pulciano, all'esterno del quale abitato c'era una piccola pieve medievale, cioè, pieve prima paleocristiana, poi medievale, all'interno della quale c'era un affresco. Questa pieve era diruta e la parete di questa pieve fu poi inglobata nel San Biagio e effettivamente è quella che abbiamo sotto ai nostri piedi perché è quella nella quale era, diciamo, posto l'affresco della Madonna che poi è all'origine del miracolo e della costruzione di San Biagio. Quest'oggi inizia un periodo importante per San Biagio, ovvero i 500 anni dalla sua costruzione. Un calendario ricchissimo, ricchissimo di eventi dove rientrano anche dei convegni proprio dove verrà affrontato il tema di tutto il paesaggio in cui si va ad inserire San Biagio. Sì, allora in effetti il centenario del miracolo, il vero centenario, la data è quella del 15 settembre 1518-2018, che verrà ricordata con una serie di eventi importanti durante il mese di settembre, però già da oggi con il santo titolare che è San Biagio si inizia intanto a presentare questo programma. Un altro momento cruciale sarà quello della fine di aprile in concomitanza con il cinquecentenario del miracolo, ma ci saranno eventi per un po' tutto l'anno, effettivamente convegni, concerti, insomma un programma molto ricco che verrà già stasera anticipato e poi verrà dettagliato successivamente anche alla stampa. Siamo con Enrica Giuliacci della parrocchia di San Biagio, nonché anche una catechista. Allora, Enrica, ci troviamo all'interno di San Biagio. Vogliamo un po' raccontare la storia del Tempio di San Biagio? Allora, buonasera. Tutta la storia comincia il 23 aprile 1518, quando un contadino che si chiamava Toto, che veniva dalla Terra Nuova in Val d'Arno, passa di qui di fronte a questa strada, e lui era un bifolco, cioè chi lavora con i buoi, e passando con i suoi buoi gli si inginocchiano. E è una cosa particolare, strana, e
che non gli era mai successa. Allora, da questo fatto, nota che più in basso, in questo punto dove noi ora ci troviamo, nel 1518 c'era appunto dei ruderi di una vecchia pieve. Era rimasto un campanile e un affresco di una Madonnina col bambino in braccio. E Toto vede che questi occhi della Madonna si aprivano e si chiudevano. Incredulo, si avvicina e grida il miracolo. Com'è possibile che un affresco apra e chiuda gli occhi? E molta gente accorre e avvengono tanti miracoli, tra i quali i ciechi riacquistano la vista. Questo è tutto documentato nelle cronache qui del tempo. Da questo miracolo Toto ha una conversione, cambia vita e è molto cara questa figura a noi poliziani, perché da una piccola cosa nasce una grande cosa. Lui ha cominciato con una cassettina di legno a chiedere un soldino a tutti per dare una dimora degna alla Madre di Dio, alla Madonna, questo affresco che era qui in questo posto pieno di rovi. E da questa raccolta è nato nel tempo, con varie vicissitudini, questa chiesa, è stato dato praticamente all'architetto Antonio Sangallo il Vecchio, che era uno dei più importanti del tempo, è stato dato appunto il disegno, e poi è nata questa chiesa. Ecco, diciamo in breve, è questa la storia che ha fatto nascere San Biagio. Ecco, tu mi hai parlato di questo contadino, di questo Toto. Raccontami qualcosina in più, qualche elemento in più, tipo, non so, da dove veniva, che cosa faceva il contadino, ovviamente, però qualche particolarità in più. Allora, lui era, come si vede anche nella lapide, un bubulci, cioè un bifolco. Che cos'era un bifolco? Era una professione del tempo che lui con i suoi buoi andava a prestare la sua opera per seminare il grano, per attaccare quest'aratro, per seminare il grano, per tutte le attività che si fanno in agricoltura. Uh-huh. E era la cosa che stupisce noi poliziani, che siamo molto attaccati a questa figura, è perché allora come oggi si vive di agricoltura. Uh-huh. E quindi una cosa che questo Toto, molto povero, molto poveramente, anche la statua che vedremo è di stucco e legno, è una cosa molto povera. E da questa povertà, da questa pochezza, credendo nella Madonna, si possono fare grandi cose. Perché poi lui, nel tempo, in questi miracoli, anche lui è stato soffocato dalle persone che accorrevano, e soffocato, proprio svenuto, è stato portato ai piedi di questa Madonna e ha ripreso conoscenza. E quindi si è così appassionato, si è così convertito, si è così convertito di fronte a questo, perché poi questi occhi che sbattono possiamo vederci tante, tante cose, no? Lo sguardo della Madonna su di noi, che si accorge di noi, cioè in fondo lui passava per la strada e faceva quello che faceva tutti i giorni, il suo lavoro, la sua attività, ma la Madonna gli dice: fermati, perché il mio sguardo è su di te. E questa attenzione su di lui gli ha cambiato la vita, e così come un tempo era per lui, anche per noi oggi succede questo. Don Domenico, oggi 3 febbraio si apre un importante periodo, che è quello del cinquecentenario dalla costruzione del Tempio di San Biagio, una ricorrenza importante che viene appunto festeggiata con tanti eventi che si concluderanno il 25 di dicembre prossimo. Sì, in realtà penso sia un momento particolare, non solo per la parrocchia, per la comunità cristiana, ma per tutta la cittadinanza e il territorio che in San Biagio in un certo senso si ritrova, si rispecchia. E quindi penso sia proprio un'occasione di grazia, un momento particolarissimo per la vita di questa città, di questa comunità, e la presenza oggi anche delle più alte istituzioni, comunque cittadine, è prova di questa sinergia che forse fino a qualche decennio fa era impensabile,
E quindi ringrazio il Signore per quanto stiamo vivendo in questi anni, oggi soprattutto, quanto vivremo nei mesi a venire. Ho il cuore grato. Senti, mi stai parlando con delle parole, piene di emozioni. Che cosa hai provato a dover organizzare delle importanti celebrazioni in questo momento e vedere oggi, aprire oggi questo importante, periodo con la lettura della bolla papale? Sì, in seminario ripetevo sempre una frase, che è quell'articolo del credo la Chiesa. E noi oggi non iniziamo un giubileo su di un santo, come appunto Sant'Agnese, ma proprio di una chiesa, di un edificio, della quale ricordiamo appunto la posa della prima pietra. Quindi io esorterò, ho esortato, continuerò a farlo la comunità poliziana. Ad essere come delle pietre vive, delle pietre attive, operose, pratiche. Oggi non abbiamo bisogno di un cristianesimo a parole o a chiacchiere. Il cristianesimo è pratico, è inutile, lo dico con molta schiettezza, è inutile avere una chiesa di queste dimensioni, così grande, così bella, se poi non c'è un contenuto. Dentro. Il contenitore non serve. Quindi io mi auguro e auspico proprio che da questi eventi, da questa ricorrenza giubilare, la comunità poliziana esca sempre più rinnovata, più aperta, più anche coinvolgente verso l'esterno e verso se stessa. E questo è l'augurio che rivolgo di cuore alla comunità poliziana. Un po' mi ci sento poliziano. Organizzare questi eventi per me è un onore, è un pregio. Non è un onere, perché lo faccio con piacere, anche se è fatica, anche se talvolta è amarezza, però i frutti si vedono, i frutti si vedono, se si semina, piano piano si raccoglie. Un santo che non è solo il santo del tempio, ma un santo a cui tutta la comunità poliziana, come dicevi tu, è attaccata. Secondo te, che cos'è che fa sentire così attaccati a questo santo i poliziani, ma anche per dire, io per dire, ora a parte tutto venivo a fare festa a scuola a San Biagio? Sì, San Biagio in realtà attira anche tanta gente, non solo appunto all'interno con i tanti turisti che abbiamo avuto anche in questo anno passato, ma attira anche all'esterno. Per me è un piacere vedere ragazzi che comodamente, magari distesi, ascoltano musica, giocano magari anche a carte, qui radunati nel prato, senza un'invasione barbarica in questo senso. Quindi penso che San Biagio sia significativo e aggregante da questo punto di vista e può dare ancora molto. Più lo conosciamo, più lo amiamo. Questo anno, 2018, questo anno di centenario, vuole spronare proprio i poliziani, ma un po' tutti, anche a conoscere meglio la storia di questo edificio, perché molti non la conoscono, mi sono reso conto. Detta anche santuario di Nostra Signora del Buon Viaggio. Verranno fatte speciali celebrazioni e iniziative spirituali affinché il popolo cristiano, coltivando un'intensa devozione verso il celeste patrono, rafforzi ancora di più la fede, la speranza e la carità in gerarchica comunione con il Romano Pontefice, Vicario di Cristo in terra, affinché dunque si raggiungano più adeguatamente questi frutti spirituali, l'eccellentissimo oratore implora il dono dell'indulgenza giubilare. Pertanto, il giorno 1 settembre 2017, la Penitenzeria Apostolica, per mandato del Beatissimo Padre Francesco, concede benignamente l'indulgenza plenaria alle consuete condizioni, confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo l'intenzione del Sommo Pontefice, ai fedeli veramente pentiti e spinti dalla carità a entrare in giubileo, che potranno applicare anche alle anime del Purgatorio sotto forma di suffragio, se visiteranno
la chiesa parrocchiale di San Biagio sotto forma di pellegrinaggio e lì parteciperanno piamente alle celebrazioni giubilari da stabilire ritualmente col consenso dell'eccellentissimo Vescovo o almeno pregheranno Dio per un congruo tempo per la fedeltà alla vocazione cristiana, per ottenere vocazioni sacerdotali e religiose e per la difesa dell'istituto della umana famiglia, concludendo con la preghiera del Signore, col simbolo della fede e con invocazioni alla Beata Maria Vergine e a San Biagio, Vescovo e Martire. I fedeli, impediti da vecchiaia, malattia o altra grave causa, potranno ugualmente lucrare l'indulgenza plenaria a sé, detestando qualsiasi peccato e con l'intenzione di adempiere appena possibile le tre consuete condizioni, si uniranno spiritualmente alle celebrazioni dell'anniversario, davanti a qualche immagine del celeste patrono, offrendo a Dio le proprie sofferenze o con le difficoltà della propria vita, confortati da Dio misericordioso, affinché poi l'accesso a conseguire il perdono divino per mezzo delle chiavi della Chiesa sia reso più facile, secondo la carità pastorale, questa penitenzieria prega caldamente che il parroco, congiuntamente ai presbiteri legittimamente approvati, si offra generosamente per la celebrazione della penitenza e amministri spesso la Santa Comunione agli infermi. Il presente atto ha validità per l'intera durata del giubileo parrocchiale. Nonostante qualsiasi cosa in contrario, Mauro, Cardinal Piacenza, penitenziere maggiore.